Quinta giornata di campionato anche al Bianchelli di Senigallia, dove i rossoblù di casa ricevevano una monturanese che brilla in trasferta, avendo infatti sinora collezionato punti solo al di fuori delle mura amiche. Passano appena due primi e la Vigor è subito insidiosa, conclusione di Pesaresi deviata. Sugli sviluppi del calcio d'angolo ci prova Siena, blocca la sfera Natali. Al settimo la Vigor Senigallia si porta in vantaggio, Pandolfi serve Siena, cross in mezzo, la difesa ospite non è prontissima, ne approfitta Pesaresi che realizza sotto misura la rete del vantaggio. Ancora Vigor Senigallia al quarto d'ora, traversone da sinistra, colpo di testa di Pesaresi che però non inquadra la porta. La monturanese, nonostante la rete di svantaggio, non riesce a costruire serie occasioni da gol e anzi la Vigor Senigallia ad insistere in avanti, come al 35esimo con un tiro rimpallato di Coppa, sfera che arriva dalle parti di Siena, destro del numero 8 di poco fuori bersaglio. Il primo tempo si conclude con il meritato vantaggio vigorino, con le immagini passiamo alla ripresa. Dopo sei minuti il colpo di testa di Galdo impegna un Moscatelli in precedenza quasi inoperoso. Al 14esimo la Vigor Senigallia raddoppia, sponda di Savelli per la corrente Coppa che trafigge Natali realizzando la rete del 2-0. Accorcia le distanze al 19esimo la monturanese, errore di Tinti, ne approfitta Pericolo che cede a Galdo, cross in area per Marcantoni che accorcia appunto le distanze 1-2. Al 23esimo la Vigor Senigallia rimane in 10 uomini, espulso Pesaresi per somma di ammonizioni. Al 27esimo allontanato dalla panchina mister Clementi, reo di proteste nei confronti dell'arbitro De Luca di Pesaro. Al 30esimo ancora Vigor Senigallia con Tinti che si riscatta, simbolandosi sulla fascia sinistra, palla al piede per 30 metri, riesce a concludere, blocca la sfera Natali. Ultimo sussulto quando eravamo già un minuto oltre il 90esimo, fiondata di Pericolo per la monturanese che però non c'entra la porta. Alla fine finisce 2-1 per la Vigor Senigallia che con questa vittoria sale a quota 10 punti in classifica.